Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento della nostra rassegna, come piace a me definirla, autunno-inverno. Il nostro della terza via, ovviamente, il nostro ospite di questa sera sarà già una conoscenza che abbiamo avuto modo di conoscere quest'estate, Alessandro Rivali, editor della casa editrice Ares e stasera qui soprattutto in veste di poeta, che ci parlerà, come già aveva fatto, anche se più brevemente quest'estate, della sua nuova fatica, che è durata ben 12 anni, più o meno, se ricordo, aveva raccontato, che è La terra di Caino. Ora, procediamo come al solito, quindi io ovviamente ho già alcune domande preparate, più alcune altre che mi sono state inviate, però prima di partire con le domande lascerei ad Alessandro, insomma, presentare oppure parlare in generale un po' dell'opera come preferisce. Quindi lascio direttamente la parola e poi passiamo alle domande. A te. Allora, grazie come sempre adesso, grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo e che, diciamo così, coraggiosamente non mollano la presa dell'attenzione nei confronti delle dirette Facebook che sono state di grande aiuto nella fase più cruda del primo lockdown e speriamo che non debbano esserlo ulteriormente, ma che si possa poi contribuire a fare questi bellissimi incontri sia in presenza sia grazie a questi mezzi raggiungere anche gli amici più lontani. Sì, è stato un lungo cantiere, un lungo viaggio quello che ha segnato la storia del mio libro su Caino. Devo dire che io sono sempre stato molto affascinato dal tema del male nella storia. Io ho fatto diciamo così, un percorso un po' anarchico come poeta, nel senso che per lunghi anni non mi sono occupato di letteratura ma di storia e con una sezione molto particolare della storia che tra l'altro non è particolarmente frequentata in Italia, che è la storia militare. Questo non perché mi interessassero tanto tattiche, soldatini, strategie, bandierine e mappe colorate, ma perché mi interessava riflettere sull'uomo in scacco. Cioè sull'uomo di fronte alla possibilità molto concreta della morte in battaglia, della morte in senso più generale, e quindi un momento della sua vita in cui è senza maschere, in cui non c'è spazio per la finzione, la chiacchiera, come direbbe Heidegger, ma si è nudi di fronte ai temi più ardenti, più caldi della nostra esistenza. E quindi io ho fatto una tesi, diciamo così, piuttosto strana per un poeta, perché ho fatto una tesi di storia militare sull'immagine di quella che sarebbe stata la grande guerra, la prima guerra mondiale, e quindi su quali erano gli umori, le paure, i sogni degli ufficiali italiani alla vigilia di quella che sarebbe poi stata quella immane carneficina della prima guerra mondiale. Il mio primo libro anche trattava del tema del male, perché si chiamava La Riviera del Sangue. Qualcuno scherzando diceva che gli sembrava il titolo di un albo di Tex Willer, e forse aveva ragione. In realtà La Riviera del Sangue è un'espressione dantesca del dodicesimo canto dell'Inferno, dove scorre il fiume incendiato e bollente del Frigetonte, dove i condannati vengono saettati dai centauri se tentano di uscire fuori dalla loro pena, ed è un fiume che castiga gli assassini. E La Riviera del Sangue per me fu un titolo forte perché andava a ripescare la memoria di mio padre. Mi è cresciuto molto con i racconti di mio padre, che scampò fortunosamente sia dalla guerra civile in Spagna, da dove inizia la parte più burrascosa delle nostre vicende della famiglia, sia da poi tutta la crudissima seconda guerra mondiale declinata sull'Appennino genovese, in particolare nel terribile inverno del 1944. Poi avevo allargato l'orizzonte con il libro successivo, La caduta di Bisanzio. Avevo scelto una giornata molto speciale, con il 29 maggio del 1453, quando si sfaldarono le mura di Costantinopoli e cadde quell'ultimo lembo di terra che segnava l'impero d'Oriente, romano d'Oriente. E io scelsi
quella caduta, che fu uno shock proprio sconvolgente per il mondo conosciuto. Di analogo, immagino, a quello che è successo con noi dopo l'attacco dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Quando io finii su questo tema, perché sono un grande cacciatore di libri, in libracci, bancarelle, dintorni, e in un ottimo acquisto riuscì a comprare a una cifra irrisoria due libri fantastici, una collana meravigliosa, Mondadori, che era Lorenzo Valla, che raccontava proprio della caduta di questo. Una parte era un volume dedicato straordinario alle cronache del tempo, cosa accadde in quei giorni, e un altro volume, altrettanto straordinario, raccontava il tipo di impatto, la risonanza che ebbe quella caduta che per tutto il mondo. No? Fu proprio uno spettro che dilagò, generando proprio il terrore più assoluto. Quindi avevo indagato il tema del male, Seconda Guerra Mondiale, poi attraverso le vicende familiari, poi la caduta di Bisanzio, scelsi la caduta di Bisanzio perché la caduta di Costantinopoli non ci sarebbe mai stata sulla copertina, era troppo lungo come titolo, come emblema, come metafora di un crollo di ideali, di un mondo che è stato, vogliamo, il tramonto del nostro Occidente in anni più recenti. E poi a un certo punto ho deciso di vagabondare ancora più indietro nel tempo. Mi sto rendendo conto che ho preso una specie di macchina del tempo che ha fatto sbalzi sempre più indietro nel tempo. E questa volta la mia macchina del tempo è andata veramente all'alba di tutto. Cioè alla storia di Adamo ed Eva e, o se vogliamo, appena dopo, quando clamorosamente il tema della violenza entra nella storia dell'uomo, almeno secondo quello che è il racconto del libro della Genesi. Appunto, Caino, che cui doni sono invisi a Dio. Non sappiamo perché Abele fosse prediletto da Dio, invece Caino no. E quindi incomincia a macinare il suo cuore, il tarlo dell'invidia, e questo ragazzo uccide il fratello. Viene sagnato da Dio, con il marchio, appunto, arcinoto di Caino, ed è condannato a vagabondare per i deserti della terra. In qui, più o meno, diciamo con le forzature del caso, il racconto biblico. Io mi sono sempre però chiesto il dopo, no? Diciamo così, gli insegnanti di sceneggiatura di Hollywood dicono che il segreto di una buona sceneggiatura è inserire un momento di pericolo. Loro esemplificano con questo aneddoto, cioè qualcuno che sta riposando su un tronco di un albero molto alto e poi si rende conto che c'è qualcuno che sta iniziando a segare in modo sinistro. Che si fa? Ecco. Il principio del rischio, del pericolo imminente, della posta in palio in cui giocare la propria libertà è il segreto di una buona sceneggiatura. Almeno così si teorizza a Hollywood. Non forte di questo, però diciamo così, senz'altro forte di una grande curiosità, io ho provato a chiedermi, dal punto di vista poetico, cosa accadde a questo ragazzo che doveva avere senz'altro una grande tensione per il bene, perché anche lui portava i propri doni a Dio. E immagino dovesse aver sentito i racconti dei genitori, di Adamo ed Eva, che, se stiamo al racconto, dovevano aver visto questo Eden a cui sempre ritornavano, perché erano proprio lacerati dalla nostalgia. Il giardino dove tutto era portato di mano, tutta la felicità, tutta la pienezza, anche la pienezza dell'amore tra un uomo e una donna era assolutamente a portata di mano, e che improvvisamente si era dissolto per una scelta molto particolare, quella di alla fine sfidare Dio, e nutrirsi di questo albero della conoscenza, i frutti dell'albero della conoscenza. Quindi ho immaginato, mi sono chiesto appunto, questo Caino si ritrova con le mani grondanti di sangue per avere, diciamo così, il poco invidiabile
primato di essere il primo omicida della storia, e non solo omicida, fratricida, peggio. Che succede di lui? Fin dove va questa maledizione di Dio? Fin dove andrà questo suo cammino nei deserti? E allora da lì io mi sono preso la licenza, non di uccidere come James Bond, ma di scrivere poesie, che è meglio, e ho provato a indagare su questa vicenda. Ovviamente mi assumo tutta la paternità di quello che ho fatto, per cui, e anche le eventuali forzature teologiche che ci sono state. È un Caino molto umano, il mio, senz'altro. Ed è appunto frutto della fantasia. Però, ecco, dei vari tasti possibili, a me è interessato esplorare appunto quello della nostalgia. Quindi un ragazzo che aveva la tensione per un bene possibile, a un certo punto manda in frantumi, con più terribile degli atti, questo bene possibile, e non riesce a dormirci la notte. Nel senso che vorrebbe ricucire questa ferita, questa spaccatura che ha, vorrebbe chiedersi se un giorno potrà ritrovare quell'armonia, potrà ritrovare suo fratello, potrà ritrovare, chi lo sa, magari anche il cancello del paradiso terrestre nuovo aperto per lui. E allora ho immaginato un suo peregrinare nella storia. Quindi è un. Il suo viaggio in orizzontale, senz'altro in varie latitudini che mi sono care, però è anche un viaggio verticale nella storia, perché lo faccio passare come una specie di grande treno che attraversa le gallerie della storia, una lunga corsa nelle gallerie della storia, per le varie fasi della vita dell'uomo. E quindi incarno a un certo punto Caino, i personaggi più disparati. Lo faccio diventare in qualche modo l'osservatore di Ozi, la mummia del ghiacciaio del Simiraun, che fu ritrovata alcune decine di anni fa, e che anche lui non sappiamo il perché di quel viaggio in mezzo al ghiacciaio, in mezzo alla neve, in alta quota, migliaia di anni fa, e anche lui venne ucciso e morì dissanguato probabilmente, e chissà chi tese quell'agguato. E la cosa che mi colpì quando io vidi il museo, che è bellissimo, un piccolo ma splendido museo di Bolzano, di Catozzi, prima di morire lui dispose tutto il corredo della sua attrezzatura in modo quasi liturgico, cioè aveva la consapevolezza che ormai non sarebbe riuscito a portare a compimento quel viaggio, e in qualche modo si preparò alla morte. Però questa idea della violenza, però mista anche al senso del sacro, mi ha colpito molto. Ozio è uno dei personaggi del libro, però per esempio Caino, sì, ecco, ci sono dei momenti in cui la nostalgia diventa più pulsante, più, o più lacerante, se vogliamo, è quando lui cerca di sondare qual è il segreto dell'amore, se vogliamo così, dell'amore che non conosca usura, cioè la fedeltà tra un uomo e una donna. Di lunga durata, no? Che mi sembra un tema attualissimo nel nostro mondo di relazioni molto cariate, no? Cioè, la sfida che ha ognuno di noi, riuscire a. C'è un filosofo che diceva che la fedeltà è il nome dell'amore nel tempo, come disse Marsè, e su questo si interroga Cain, per cui momenti, diciamo così, se vogliamo, più toccanti, più delicati, questa storia sono quando lui perlustra dei luoghi apparentemente impoetici, come i cimiteri, in particolare il cimitero di Genova, a cui sono molto legato. È ovvio che ho immesso nel cuore di Caino alcune delle mie passioni, e una ovviamente per la mia città natale, e Caino esce veramente col cuore frantumato dal suo vagabondaggio nel cimitero di Genova. Per chi non lo conoscesse, è una specie di Père Lachaise in miniatura, per alcuni aspetti anche forse più suggestivo, perché è più preda dell'incuria, delle polveri, delle erbacce, meno curato, ahimè,
però ha un tasso di suggestione, soprattutto nelle giornate di inverno, straordinario. Soprattutto è un cimitero sterminato con veramente dei cortocircuiti formidabili, perché si alternano statue molto semplici, statue bellissime, e soprattutto è perennemente cangiante il paesaggio. Ci sono delle radure, ci sono le colline, c'è la parte del Pantheon, diciamo così, classica, ci sono i porticati fittissimi di statue che no, nelle serate nebbiose di novembre uno fa fatica a distinguere se uno veda davvero una statua oppure se sia una persona che porta i fiori ai praticare di fumo. Ecco, quindi c'è Caino, passa anche di lì e, diciamo così, per farla breve, non può prenderci una scorciatoia in questo lungo vagabondare nella storia, a un certo punto ha un'ultima visione, perché credo che il libro abbia un suo sviluppo ben preciso, con un finale aperto, un finale azzurro. Mi è piaciuta molto la copertina di questo libro, perché mi sembra una specie o una montagna in mezzo al mare, oppure una nave a vele spiegate che attraversa un mare in tempesta, e Caino trova almeno un attimo di requie nella propria tempesta, di fronte a una statua meravigliosa e poco conosciuta, che è il Testamento in pietro di Giovanni Pisani, un scultore che io amo alla follia, anche per uno scultore medievale che aveva già dentro tutta l'inquietudine degli anni successivi, ed è veramente dal punto di vista tecnico formidabile. Giovanni Pisano ritrasse Margherita di Brabante, giovane sposa e regina di Arrigo VII, che morì giovanissima per peste, e volle eternarla con una statua senza eguali. Purtroppo oggi abbiamo soltanto dei frammenti, e il più importante dei quali, con lei, col suo busto, i suoi occhi meravigliosi rivolti al cielo, per fortuna è custodito nel poco conosciuto Museo di Sant'Agostino di Genova. Per chi andasse a Genova, consiglio assolutamente di andare a vedere, nonostante sia fuori non è l'acquario, non è lo stesso Stanlieno, come nota, non è Via Garibaldi, però è un museo che ha dei tesori preziosissimi. Questo è veramente un capolavoro dell'ultima scultura. Di fronte a questa statua così sognante, di questa donna che esce dall'arca per incontrare finalmente il volto di Dio, Caino sente una carezza di tenerezza, sente che quella grossa ferita che si era aperta, che lui stesso aveva fatto, perché quando aveva colpito alla schiena suo fratello, in realtà stava lacerando se stesso, sente che ci può essere un perdono, e intuisce con un possibile sorriso di questo padre, che forse fino allora lo aveva pensato solo come padrone. In realtà dice: no, mi sento davvero figlio di un Dio che è carico di tenerezza. Intanto mi fermerei qua, poi posso andare avanti ad libitum, però, tanto come introduzione, mi sembra che un po' di temi li abbiamo messi sul braciere. Sì, infatti Alessandro, ti ringrazio perché la tua introduzione è stata talmente piena che hai risposto già quasi tutte le domande che avevo preparato, no? Ti ringrazio veramente tanto. E allora, ti volevo, oltretutto vedo che mi stanno arrivando anche altre domande, chiedere una considerazione personale, anche in base un po' ai miei studi. Leggendo appunto La Terra di Caino, mi è sembrato che un tema molto forte, perlomeno da me vinto, è in qualche modo quasi un'ossessione per lo sguardo. Cioè, mi ricordo proprio questo verso dove dici l'ossessione di forare il campo visivo, che infatti viene preso esempio in alcune poesie dove riprendi il quadro di Brueghel, oppure appunto in questa ekphrasis di Margherita di Bramante o anche dei personaggi dello Stanlieno. Ecco, volevo sapere tu come ti rapportavi appunto il valore che ha l'atto proprio del vedere per te nello scrivere poesie, cioè che importanza ha avuto? Guarda, mi sembra che ti ringrazio di questa notazione, perché è assolutamente così. Almeno io amo molto pensare alla poesia come una questione di sguardo, nel senso che credo che il poeta abbia,
se un buon poeta, a disposizione con la propria arte uno zoom ad altissima definizione e che, diciamo così, riesce a inquadrare dei dettagli, delle sfumature con una precisione che è preclusa alla maggior parte delle persone. Cioè, le strade che percorrono sono quelle di tutti, il poeta percorre strade di tutti, però, come dire, è quello che a un certo punto riesce a fissare un dettaglio che si rivela luminoso, no? Secondo un'espressione che era molto cara a un poeta su cui ho lavorato tanto, che è Zarathustra, la teoria proprio del frammento luminoso. Un paragone terra-terra mi verrebbe, io ricordo uno dei ricordi più belli che ho di mio padre, era quando da bambino mi portava perfumi. Cioè, l'ottimo cercatore di funghi è quello che riesce a vedere con uno sguardo infallibile il porcino che si nasconde dietro mare una gibbosità delle foglie d'autunno. Ecco, è questo, la poesia è tanto, è tanta capacità di avere lo sguardo giusto, e poi vabbè, è forse il primo step, diciamo, quello dello sguardo, poi verrà tutto il resto, no? Nel senso che però è la parte essenziale, mi sembra. Poi ovviamente ci deve essere tutto il lavoro intenso, inesausto, di labor lean, no? Di trovare la propria voce. E, ecco, questo è una delle caratteristiche che rende un poeta tale. Cioè, il primo aspetto è notare le cose con una quantità di dettagli che sfuggono agli altri, e poi l'altra, che è inscindibile, è riuscire a dirla con originalità. Ecco, nel senso che a me capita una cosa che succede a tutti, però quando gli studenti studiano, non so, un poeta, poi se vogliono scrivere poesie, si vede subito cosa hanno studiato perché l'influenza è clamorosa, no? Dice, ho appena studiato Montale e vengono e uso il correlativo oggettivo, oppure non so, non mi vengono grandi, oppure ho studiato Giorgio Caproni, mi viene più un'aria cantabile, no? Perché per dire due poeti clamorosi. Ecco, un ingrediente, no? Importante nel cocktail di una buona poesia è l'originalità, cioè riuscire a trovare una voce propria. Allora, su questo mi piacerebbe anche lanciare qualche idea, cioè non c'è qualche idea, una riflessione sul tema, il grande rischio che abbiamo oggi è invece avere proprio uno sguardo appannato, perché si studia, lo penso questo discorso per chi vuole scrivere, il discorso del tutto subito. Quindi, perché siamo immersi in un'era del tutto e subito, tutto a colpo di clic, no? Allora, questo alcune volte rischia da una parte di cancellare appunto quello che parlavamo, il tema della tenacia, no? Della fucina, del labor lean, del tornare ossessivamente. Credo un buon poeta debba avere un grandissimo tasso di scarto, no? Perché ci deve tornare, deve ritornare, deve ritornare. E poi c'è tutto il tema dell'importanza dei maestri. Anche oggi a me capita tanto di lavorare, capitava prima dell'infelice pandemia biennale, di incontrare i ragazzi nelle scuole. E un consiglio, mi verrebbe dire ancora prima che letterario, un consiglio di vita, è quello di riuscire ad avere, se possibile, la fortuna o diciamo l'audacia di trovare dei buoni maestri. Perché sono poche persone oggi che vogliono condividere il proprio bagaglio, no? Perché non c'è tempo, per egoismo, per mille motivi. Ma sono anche poche persone che sono disposte all'ascolto, no? Che è un altro dei drammi del nostro tempo. Perché, come dire, il narcisismo è dietro l'angolo di ognuno di noi, come testimoniano in modo implacabile i social, no?
ormai non possiamo più fare a meno, e lo dico io che sono un grande fruitore di social. Però è davvero importante riuscire a riscoprire questo discorso dei mezzi. E io sono stato fortunatissimo, devo dire, veramente, per cui sono molto grato agli incontri che ho avuto nella vita. Se dovessi dire chi sono, mi limito a quelli in carne e ossa. Per esempio, ho avuto la fortuna di incontrare Gian Piero Neri, veramente un secondo padre da tutti i punti di vista. Luogo letterario. Io avevo 20 anni, ero uno spaesato studente che appena fuori sede, appena trasferitosi da Genova a Milano, e con diciamo così, invincibile nostalgia per il mare, e mi ricordo che lo conobbi, gli chiesi di regalarmi una poesia, mi invitò a casa sua, e da lì un'amicizia ormai più che ventennale, che è stata poi in realtà la mia vera università. Tutto il tema sul rigore nella scrittura, anche l'arte della reticenza, no? Altra arte molto trascurata, cioè non raccontare tutto, ma lasciare intuire, lasciare che un lettore colori le caselle mancanti, mi sembra una tecnica molto interessante. No? Proprio nel nostro mondo in cui invece è tutto sparato a livello sovraccarico, no? Da tutti i punti di vista, primo dei quali la violenza. Ecco, l'arte della reticenza, l'arte di portare fino a un certo punto, però senza violare, no? Rispettando la fantasia delle persone, la loro scelta. Questo l'ho imparato da Gian Piero Neri. Oppure a livello giornalistico, io sono cresciuto nella bottega delle edizioni Ares, ci cercava Valeri facendo proprio tutta la trafila, da ragazzi di bottega a correggere le bozze, l'ufficio stampa, il redattore e così via. Adesso occuparmi di buona parte del catalogo e avere un maestro che non me ne perdonava una è stata molto interessante. No? Penso, credo il primo articolo di averlo riscritto 7 volte. No? E mi ricordo che la battuta del direttore fa: non era facile riuscire a peggiorarlo ogni volta. Proprio il primo incarico di lavoro. Mi disse: ti faccio i complimenti perché non era facile riuscire a peggiorare ogni volta come hai fatto. E vabbè, da lì iniziò la gavetta giornalistica. Però ecco, sì, tornando alla tua domanda, sì, la poesia è tanta questione di sguardo ed è tanto questione di contemplazione. Che è un'attitudine, forse ne parlavamo già nella nostra chiacchierata estiva, un'attitudine che è molto svilita dal nostro tempo, proprio perché facciamo molta fatica a staccare. Ci addormentiamo col cellulare in mano, ci svegliamo col cellulare, siamo bombardati, siamo dopati di notizie e se non le abbiamo stiamo male, ma proprio con i sintomi di una crisi di astinenza, no? Guai, se a un certo punto c'è il wifi che non funziona, c'è un attacco in meno, se si vede la maledetta rotellina di un programma che si carica e ci sembra che ci manchi il respiro. E poi ecco, abbiamo perso confidenza invece con la lentezza. Ogni tanto mi piacerebbe scrivere un libro che si chiama L'elogio della lentezza, dedicato a una panchina nel parco, riscoprire la bellezza. Due amici che dialogano su una panchina guardando un albero e passano mezza giornata così. Stavo per dire una giornata, però mi sembra eccessivo nel nostro tempo. Però abbiamo bisogno di tornare a un ritmo naturale, nel senso che se no sarà sempre peggio. Poi io, avendo un osservatore giornalistico, mi rendo conto che sono davvero molto e sempre più logorati i rapporti personali. E uno dei motivi è perché credo, non sono né uno psicologo né un teologo, né tantomeno un profeta. Però le persone che fanno fatica a ritrovare gli spazi di intimità con se stessi, diciamo, sono poi preda delle emozioni primordiali, per cui con più fatica trattengono la rabbia, una battuta malvagia o primissima reazione,
proprio perché, come dire, non c'è un serbatoio interno dove attingere un deposito di acqua che stempe, no? E facciamo fatica a contemplare. Diciamo, ognuno di noi, intanto, fa questo, credo ci siano già degli studi abbastanza diffusi sulla difficoltà accentuata nella concentrazione in tutto quello che facciamo. Senza dubbio, in barba a tutti i correttori automatici, nei libri di oggi esistono molti più refusi di quei dei libri di 20, 30, 40, 50 anni fa. E questo è incredibile. Però è così. La storia dell'attenzione media si è molto abbassata. E quindi, ecco, diciamo così, forse un po' romanticamente, io sogno che l'espressione artistica, proprio il mio lavoro, che è quello del poeta, possa darci una mano in questo. Allora, se il mio Caino è un ragazzo pieno di nostalgia che sogna in qualche modo di ritrovare l'Eden perduto, noi possiamo essere dei piccoli Caino che nelle nostre giornate possono andare alla ricerca di piccoli Eden smarriti. No? Io credo che sia, aspetti ovviamente la sensibilità di ognuno di noi, capire quale sia il cancello del proprio Eden. No? Però, senz'altro. Il tema della lentezza è un tema sempre più urgente, anche perché in realtà tutto quello che ti chiede il lavoro va esattamente nel senso contrario, cioè la parola che io veramente detesto, non so se è la peggiore, ma è una delle peggiori per me, è la prestazione, la parola prestazione, no? In cui uno è costretto ad andare a un ritmo che magari non è il suo, no? La prestazione sul lavoro, nell'amore, la prestazione delle macchine, quello che sia, uno si sente mancare il fiato perché, come dire, sono continui sollecitazioni a uscire da se stessi. Ne abbiamo già tante sollecitazioni, di cui abbiamo bisogno è ritrovare se stessi. Pascal, c'è una frase di Pascal che mi piace molto, che diceva che l'uomo che non sa stare nella sua stanza con un po' di libri è un uomo grave difficoltà, non mi ricordo la cadenza della frase esatta, però il concetto è questo, ed è una fotografia perfetta di ognuno di noi, di questa intimità smarrita. Quando io incontro i ragazzi nelle scuole, poi sono più le ragazze che mi danno retta su questo consiglio, io dico, beh, se qualcuno di voi ha ancora quell'antica pratica di scrivere su un diario, coltivatela, perché è una pratica bellissima, oggettivamente non so se c'è. Alcune volte sostituisco questo consiglio semplicemente con provare a non sentire musica e pensare o leggersi un buon libro prima di addormentare. Proprio abbiamo bisogno di questo, cioè delle zone, delle no-fly zone, no? Dove c'è soltanto il nostro cuore di fronte a dei temi e sono dei passaggi difficili, vivificanti per le nostre giornate, quanto mai necessario. Ti ringrazio Alessandro. Adesso, al di là proprio della domanda, comunque tutto il discorso che hai fatto mi trovi appieno. Adesso non vorrei esulare poi dalla nostra chiacchierata, però mi permetto un attimo di rispondere. No? Sono pienamente d'accordo. Ovviamente la mia esperienza è su due rate, da un lato come ricerca in università, dall'altro anche come professore in un liceo. E quando parli dell'elogio della lentezza, soprattutto delle prestazioni, ti capisco appieno. Faccio questo brevissimo esempio, che è palese, parlando appunto vita da professore di liceo, che noi siamo obbligati, sempre a questa storia dei rimbalzi, così a dover fare di ogni autore tot esatto di testi, neanche c'è più quel piacere, non so, oggi, ad esempio oggi stavo spiegando Pascoli, leggere una poesia di Pascoli, stare sopra a meditare, nulla, no, perché il programma ministeriale ti impone che tu devi fare quei 12 testi e se non li fai arriva quello del Dipartimento degli Studi Umanistici d'Istituto che si lamenta perché devi essere in linea con. Quindi quando parli purtroppo di questo come una vera e propria tragedia, secondo me, nel nostro tempo, questa assoluta volontà di appunto, prestazione che colpisce un po' in tutti i nostri ambiti. Purtroppo, ahimè, è una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere, prestazione, quindi appunto che questo elogio della lentezza, che nelle tue giornate sicuramente lo so perché l'hai anche detto, ma anche nelle mie purtroppo non c'è mai perché sei sempre di corsa, quindi assolutamente mi trovi d'accordo come poche altre volte lo sono stato su qualcosa, assolutamente. E adesso, senza voler appunto rubare
Altro tempo dovrò farti. Io ho un'ultima domanda e poi vorrei un attimo passare alle domande degli altri. Caino, appunto, il personaggio di Caino. Io so, perlomeno, non abbiamo mai parlato, ma penso che uno dei tuoi maestri ideali sia Ungaretti, visto che anche lo citi, poi anche magari esperienza della guerra, non lo so, qua poi me lo dirai tu. La mia poesia preferita di Ungaretti è proprio Caino, tratta dal sentimento del tempo, nel quale c'è questo confronto e paragone tra la memoria e l'innocenza, dove Ungaretti un pochino ribalta le sue idee che aveva avuto nell'Allegria e finisce appunto questa lirica, secondo me incredibile, dicendo: finalmente memoria, saresti onesta, perché parlando dell'esempio di Caino sostiene come invece la memoria sia qualcosa che inganna, invece l'innocenza sia quella verità che invece debba appunto essere ricercata e inseguita dal poeta. Non diversamente, però invece a parer mio tu, parlando di Caino, metti molto l'accento su, come hai anche già detto, sul tema della memoria, della nostalgia, quindi in qualche modo guardi più l'altro aspetto. Ecco, se volessi in qualche modo creare, perché secondo me comunque c'è anche un lato di ricercata innocenza nel tuo Caino, tu come metteresti questi due aspetti, appunto innocenza e memoria, nel Caino perlomeno da te designato? Sì, allora, dato prima su Ungaretti, raccolgo quello che mi dice. Adesso me la vado a riprendere questa poesia, che non me la ricordo, del sentimento del tempo. Sono molto curioso di ritornarci sopra. Io sono più ungarettiano che montaliano, nonostante sia genovese, nel senso che Ungaretti mi ha affascinato per diversi aspetti. Intanto banalmente anche se non si potrebbe dire per il suo temperamento che sia molto più ardente di quello di Montale, ma questo è un discorso di simpatia umana che poco ha a vedere con la qualità di scrittura dei testi, quindi lasciate un po' di prova. Però venendo proprio ai testi, quello che a me sconvolse di Ungaretti quando ci sono finito dentro è diciamo così, questa ansia, questo desiderio di vita quando tutto intorno a lui era rovinato dalla morte. Per me era un terreno ovviamente fecondo Ungaretti perché avendo appunto, come dicevo in apertura, tanto, lavorato tanto sulla prima guerra mondiale, era uno scenario o un immaginario che conoscevo bene. Però quando sono stato proprio sul Monte San Michele, combatté a lungo Ungaretti e ancora adesso con un po' di fatica ma si vedono i segni della guerra, no? Cioè, lungo i camminamenti saltano continuamente fuori i pezzi di ferro, il filo spinato. Però ecco, il fatto che lui cercasse la tenerezza, cercasse la luce mentre era circondato dalla terra desolata, proprio di Eliot, no? Da questa terra butterata dai crateri, dagli uomini con la bocca di con i denti digrignati. Ecco, ha un dei poesimi chiamo di più quello proprio che reggimento siete, no? Questo desiderio di umanità proprio nel momento in cui l'umanità veniva più calpestata dalla morte in serie, dall'immensa. Io ho amato tanto quell'Ungaretti lì, però ho amato anche tantissimo un Ungaretti che è meno antologizzato, nemmeno passato nell'immaginario, che è quello del dolore. La raccolta che lui scrisse si legge, si sentiva in un documentario Rai di Gabriella Sica, un po' di anni fa, almeno io lo sento lì, diceva che non c'è un solo verso di quella raccolta che io non abbia bagnato con le mie lacrime, perché le stelle nere di quella raccolta erano la morte del figlio e Roma tedesca, Roma occupata durante la seconda guerra mondiale. La poesia, tra l'altro, è stata proprio strepitosa sul mio fiume, anche tu, Tevere, no? Però il Ungaretti, forse che in assoluto mi ha toccato di più, è quando quell'Ungaretti che chiede aiuto per il figlio. No, quel figlio che avrebbe dovuto consolargli la vecchiaia e che invece un destino troppo crudo gli strappò via. No? C'è quell'immagine bellissima in cui lui
briciola dei pezzetti di pane all'interno della stanza perché i passeri possano entrare e per un attimo soltanto distrarre il figlio moribondo, no? Continuo schianto, questa immagine qua è fortissima. Ecco, è difficile non fare i conti con l'umanità di Ungaretti. Per me, davvero, Ungaretti è un autore che anche qui nelle scuole è facile usare per la brevità dei testi e proprio anche per questa energia vitale che traspare in ogni parte del suo poema, diciamo, del suo poema, la sua vita di un uomo, qui era, si chiama tutto il corpus delle sue poesie. E venendo poi alla questione che, fatta questa premessa ungarettiana, al binomio purezza-memoria, direi che in Caino ci sono entrambi questi momenti. La terra di Caino non è solo memoria. Lo è assolutamente, anche perché essendo appunto di formazione storica, credo che la storia continui a essere una grande lente di ingrandimento per conoscere il cuore dell'uomo. E quindi, da ragazzo, dovevo fare l'archeologo, l'ho fatto sotto diversa specie, diciamo, sotto diversa specie. E la purezza originaria, sì, la purezza originaria, cioè, a parte nel tipo di verso che scelgo. È un verso che vorrei, almeno limpido, quindi molto asciutto, se vogliamo. C'è una pietra che io amo, la pietra che amo di più è l'ossidiana, che è nera e allo stesso tempo lucente. Ecco, se volessi dire che colore auspicherei per i versi delle mie poesie, sono quelli dell'ossidiana, perché spesso trattano argomenti lividi. Però vorrei che li trattassero anche con lucentezza. No? E qui si innesta il tema della purezza, nel senso che mi dà, forse perché appunto ho cresciuto con insegnamenti di Giampiero Neri, mi dà molto fastidio quando in poesia sento la finzione. Gli artifici, il di più non richiesto. E allora il tema della purezza mi ha sempre affascinato. È la purezza perduta di Caino, è la purezza delle polle sorgive dell'Eden, che immagino, caratterizzato da molta acqua rigenerante. Poi è la purezza anche di un tipo di sguardo, che abbiamo anche discusso prima, di alcuni scultori. In questo libro c'è tanta scultura, o meno lo sguardo si posa anche sulla pittura, c'è tanta scultura e uno scultore che io amo veramente tanto è Arturo Marti, che fa queste, qualcuno ha chiamato il Donatello del Novecento, perché in effetti le sue statue sono molto essenziali, molto pure, direi proprio classiche nell'impianto, però hanno dentro ovviamente tutto il rovello del Novecento. In particolare mi piacciono le sculture sognanti di Arturo Martino, cioè questi volti, questi ovali che spesso sono inclinati verso il cielo. Spesso le sue opere si chiamano Le Stelle, e non si vedono ovviamente le stelle, ma magari si vedono due amanti che hanno lo stesso sguardo inclinato verso il cielo, a cercare proprio la tenerezza del cielo, cioè, o se vogliamo, dei segni chiarificatori su quelli che è quella che possa essere la loro storia, la loro vita. E quindi sì, è un continuo intreccio di memoria, che è una memoria dolce, però è anche memoria di fratture, e una vocazione, una chiamata alla poesia. Perfetto, ti ringrazio. Adesso vorrei, tanto un po' di tempo c'è ancora, appunto, leggerti alcune delle domande che sono arrivate. Assolutamente. Dove ti arrivo, no? Sulla pagina Facebook? No, Ora, quella. me le ha inviate Patrizia tramite mail, perché sono proprio Benissimo. fatte da lei queste, quindi poi Benissimo. dopo. Allora, domanda numero uno, che comunque ricalca in qualche modo ciò di cui abbiamo già parlato. C'è una dialettica del segreto che trapela tra i versi nel richiamo alla figura di Caino. Qual è il segreto di Caino?
Questa è la prima domanda che ti viene posta. Allora, una bella domanda. L'enigma di Caino, il segreto di Caino, è che non è difficile da incasellare, è sfuggente. È questo, perché è un impasto continuo di fango e di grazie. Cioè, tutto il male possibile lui lo ha visto e lo ha fatto, e forse continuerà a ripetere. Però sa che c'è un bene, sa che c'è appunto, che c'è stata una purezza, se vogliamo tornare al discorso di Dio. Quindi direi che è proprio questo. Caino, il mio Caino, è un uomo che non è facile da catalogare. E per questo, per esempio, sarebbe in esilio anche ai giorni d'oggi. No? Se pensiamo come spesso i discorsi di oggi si, come dire, congelino su degli slogan, degli discorsi di qualsiasi aspetto. No? È come se avessimo trasformato la realtà in una specie di furibonda arena calcistica, no? Da tutti i punti di vista. Pandemia, non pandemia, Green Pass, non Green Pass, Provax, Novax e così via. È solo un esempio. Cioè, comunque, un'enorme semplificazione e riduzione del reale, bianco o nero. Ed è molto pericoloso questo, perché il cuore dell'uomo non va per bianco o nero, va per mille sfumature di grigio. Ovviamente, cioè, abbiamo avuto esempi di nero assoluto, con tutti gli episodi del male, no? Catalogo amplissimo, abbiamo avuto anche esempi di bene assoluto. No? Basterebbe vedere proprio nello stesso contesto, no? Gli aguzzini in un lager e un padre Massimiano Kolbe che va nel bunker della fame al posto di padre. Lo scenario è lo stesso, declinato appunto tra il nero e il bianco assoluto. Però mediamente ognuno di noi è immerso in una grande scala di grigi. E in cui c'è, creano, io credo, che ci sia lo spazio, non può scegliere la maggior parte delle volte quanto grigio, quanto nero, quanto bianco mettere nel proprio orizzonte di vita. Per cui ecco, Caino non si può ingabbiare facilmente. È il maledetto, sì, però anche un ragazzo sognante. È, diciamo così, un uomo redento e basta? No, perché continua a cadere, continua a interrogarsi se sarà in grado di amare o no. Ha conosciuto l'amore, sì, però l'ho anche perso. Ecco, è un grande cantiere aperto, come forse è il cantiere di ognuno di noi. Benissimo, allora passerei alla seconda che in qualche modo richiama sempre gli argomenti già trattati anche quest'ultima risposta. Esiste un'etica della memoria. Noi siamo come cerchi nell'albero. In ogni età, stagione, sono presenti i passati, gli archetipi di una scena originale. Scrivere poesia è un atto di memoria che ci riporta all'essenziale e, per alcuni poeti, come Leopardi, ha la forza di raggiungere un numero maggiore di persone. Il ricordo, l'esperienza della propria storia personale, le crisi ci pongono di fronte alla nostra finitudine. Poi, virgolettato, Caino non sia soltanto il sangue versato. Poi la domanda sarebbe: Caino può ricondurci a quell'orizzonte ultimo che ricompone ogni cosa? Allora, se ci porti a casa, fino in fondo non lo so, però la direzione sì, almeno questo Caino qui indica la strada. A un certo punto, una delle ultime poesie, proprio prima della sezione finale, io immagino, leggo queste due terzine, ai viandanti in fuga dal deserto, Caino insegnava la gratitudine, che ravviva i colori della vita. E stringeva quarzo nelle dita. Era una memoria dell'eterno, la luce del giardino perduto. Sì, quindi io Caino a un certo punto, quando è proprio logorato dalla vecchiaia e ha visto ogni declinazione del bene e del male, si siede, sa che il suo tempo è passato, però indica la via. E, per esempio,
in questo caso con questa poesia, indica la via della gratitudine, un altro degli aspetti della nostra vita totalmente oubliato, no? Il nostro tempo delle pretese, no? Dei diritti rivendicati in ogni momento, e molto raramente è della gratitudine. Uno si ferma e riconosce che esistono gli altri che hanno portato un bene. Forse il problema, magari tornando prima, quella rapidità, che spesso come dire, è un segno del demoniaco, la rapidità. Penso ai grandi massacri della storia, sempre stati magari all'alba delle rivoluzioni, quando c'è un'incertezza, anche diciamo così, dal punto di vista legale, no? Perché sì, le fucilazioni di massa, gli esempi, si affastellano. Sì, per cui la lentezza potrebbe aiutarci anche a riscoprire la gratitudine. Caino sì, indica la strada, no? Indica la strada in qualche modo, perché è un maestro, non un cattivo maestro, ma un maestro. Ok, ti ringrazio Alessandro, non abbiamo altre domande, a meno che non arrivino da un minuto all'altro, abbiamo già fatto un'oretta e direi che abbiamo già messo tanta carne a fuoco e sicuramente abbiamo fatto venire voglia a chi non l'ha ancora letto di leggerlo. Speriamo. Bene, sì. Quando io ci sono, quando volete fare una chiacchierata, mi trovate, sono qui ad accogliere tutte le vostre curiosità. Io, se posso dire solamente questo, solitamente quando sento una presentazione di un libro, anzi, tendo a non essere invogliato. Invece, quando ho parlato con te a luglio, poi è venuta voglia, infatti l'ho subito preso. Quindi è una qualità Bene. assolutamente quella, Ti ringrazio molto. che non va sottovalutata. Vedo Patrizia che è apparsa, se vuole. Sono apparsa. Volevo chiedere a Milena se ci sono domande negli altri siti e social, se ha intravisto, ma non la Eccomi, sento. Ah, sono qua, ecco. sono qua. Sì, buonasera a tutti. No, ho appena controllato pochi secondi fa, ma dai social non ci sono domande. Ok. Bene, se arriveranno, me le La giro. digita forse, adesso io vorrei controllare un attimo, ma un attimo di pazienza. Magari possiamo chiudere con una lettura di una poesia. Perfetto, sarebbe bellissimo. Un attimo che. Aspettiamo il via libera di Patrizia. C'è un ringraziamento. Sì, un ringraziamento per il fantastico incontro con la Terza Via e si chiama Hélène Paraskeva, straniera, penso sia russa o Hélène. Comunque ringrazio Hélène che appunto ti ringrazia, ringrazia tutti noi, tutti i responsabili di questo fantastico incontro. Ecco, questo è quello Va bene, che. la dedichiamo a lei una poesia. Sì, che mi sembra riepilogare un pochino i temi che abbiamo toccato. È proprio una delle poesie conclusive, quando Caino è alla fine del viaggio. Aveva sfogliato l'albero del male e ora guardava la fuga dei secoli. Luca annotava parabole, la tenerezza di Emmaus, il conforto dell'accenno al tramonto. Ricordò l'estremo perdono, l'assassino straziato dai corpi. Ricordati di me. Ricordati di me quando stasera sarai nel regno. E all'imbrunire
Il ladro era un ibis, acrobate tra le acque del paradiso. C'era nebbia sulla fine della storia, ma confidò che l'ultimo atto fosse un vento leggero, una carezza sui mandorli in fiore. Grazie a tutti. Grazie Alessandro, grazie Alessio. E se volete scriverci, digita chiocciolalaterzavia.org. Siamo contenti di qualsiasi vostro commento. Ringraziamo per essere qui. Ringrazio anche Alessandro Rivali, Grazie a e voi. Alessio, Milena e tutto lo staff. Grazie, buona serata a Buona tutti. serata a tutti, grazie mille. Serata. Buona serata.